Bentornati ragazzi in questo nuovo episodio. Oggi un episodio particolare, ho con me un ospite, ma ve la presento dopo la sigla. Sigla. Le facciamo vedere. Facciamo vedere che partiamo subito. Non è nulla. Sensei! Bentornati ragazzi sul mio canale. Oggi un video veramente speciale con voi. Ho fatto questa richiesta a questa mia amica che pratica karate Kyokushin e siamo qui oggi con Valeria. Grazie sensei. Dici un po' qualcosa della tua scuola. Sensei, siamo a Sesto Fiorentino, orientativamente in provincia di Firenze, e pratichiamo stile Kyokushin, ma a noi ci piace dire Kenshikai Karate. Kenshikai è una costola che viene dal Kyokushin, dalla scuola fondata dal maestro Oyama, quindi la vostra discendenza è proprio dal Kyokushin di Mas Oyama. Quant'è che pratichi karate, Valeria? Attualmente sono 3 anni. Ho voluto fare questo video con Valeria proprio perché mi sono imbattuto in questa praticante e devo dire che raramente ho visto una determinazione, una serietà nel portare avanti il karate in questo modo qua, della passione che una persona all'inizio del suo cammino mette in questa disciplina qua. E vi garantisco che nessuno meglio di Valeria può rappresentare questa cosa qua. Allora, il vostro stile di karate, la vostra scuola, mi dicevi che ha, come ho sentito, si basa su alcuni precetti fondamentali. Ce li vuoi dire? Sensei, tagliala! Perché? Perché andavi bene? Che devo tagliare? Vai, ti preoccupare. No, ora lo dobbiamo rifare. No, riparti da dove vuoi, stai tranquillo. I principi del nostro karate ovviamente si rifanno ai principi base del karate, quindi la tradizione, il rispetto delle tradizioni del karate, il rispetto verso i maestri, i nostri compagni e la disciplina. Il quarto principio è appunto la compassione, ci teniamo tanto tutti e quattro i principi ben equilibrati in un praticante. Naturalmente parliamo di un karate, diciamo, che richiede molto impegno. Io so che questo, che anche noi con la nostra scuola sappiamo cosa vuol dire, quindi anche gli allenamenti a volte non sono semplici, è richiesto comunque un grosso sacrificio, determinazione anche a livello fisico. Come ti prepari per le lezioni? Diciamo, porsi nella mentalità mi risulta più difficile. Il corpo spesso alti e bassi, giornate meglio, giornate peggio, e quello che mi manda avanti la maggior parte delle volte è la concentrazione mentale. Magari ci metto un po', quindi spesso delle volte tendo a fare un paio di classi e la concentrazione massima viene raggiunta magari dopo un po', non sarà mai concentrazione pulita, pura. L'aiuto maggiore me lo dà il rispetto verso il maestro, che mi porta a una fermezza maggiore, soprattutto a livello mentale, ad arrivare dove il corpo delle volte non arriverebbe. E qui, come ho detto in alcuni miei video, solo chi pratica karate in un certo modo può capire quello che adesso stai dicendo, perché a volte superare alcune classi, alcuni allenamenti non è semplice. Io ho parlato con un mio amico che praticava Kyokushin in Giappone, giapponese, che poi aveva smesso di praticare, e gli ho chiesto come mai avesse smesso di praticare, e lui mi ha detto: ho smesso di praticare perché una volta mi è uscita la spalla, una volta mi sono lussato qui il braccio, una volta mi sono fatto male al ginocchio. Aveva tutto l'elenco delle parti dove si era fatto male. Ti sei mai fatta male a fare karate?
Sensei, ho effettivamente non traumi eccessivamente grandi, però la maggior parte delle volte che ho un livido o un doloretto lo recepisco come il mio errore nel non aver parato, come ad esempio qui nella nocca, il mio errore a non aver posizionato bene il Ok, qui vedo peso, questo no, semplicemente le nocche sul pavimento, ma le facciamo vedere. sì. Facciamo vedere che Lesione, no, partiamo ma questo subito. non è nulla, no, non è nulla in realtà. Ok, Però è il mio errore, suggerisce dentro di me, mi suggerisce che ho posizionato male il peso. ok. Come vivi questa cosa quando arrivi a combattere, a fare, diciamo, classe o c'è la lezione di Kumite e devi combattere in sequenza, magari anche con persone che sono non solo più esperte, ma sono naturalmente anche più pesanti, più alti, più grossi di te. Come Sensei. affronti questa cosa? Oh, Sensei, diciamo che inizialmente ero molto più preoccupata. Ora invece se vengo magari chiamata a combattere o comunque a fare delle tecniche, perché anche in quel caso magari la tecnica parte leggera e poi deve essere posta in maniera comunque realistica e effettiva come è poi la tecnica. Adesso mi sento grata di essere chiamata magari con un sensei o un senpai che comunque, come dicevi, ha una corporatura importante. Mi sono trovata comunque a confrontarmi con persone della mia scuola che sono veramente persone di cuore. Certo, ogni tanto manca il respiro con qualche magheriche. Allora, a proposito di questo, volevo proprio adesso, poi vedremo se ci farai, diciamo, l'onore di vedere qualcosa insieme. E volevo iniziare proprio da questo, da questa mia curiosità. Questo serve anche, diciamo, per allenare il corpo a resistere meglio Ai ai colpi. colpi. E quindi, che ne dici se provo a colpirti? Oh, Che ne dici? sensei. Va bene, Proviamo? sensei. Proviamo, sensei. Proviamo. Se mi dai il permesso, Sensei. proviamo. Sono curioso di questa cosa perché io ho visto da fuori allenarsi Valeria e sembra fatta d'acciaio, ragazzi. Os. Quindi adesso ho l'occasione, ho la mia occasione per testare questa cosa qua. Ok, allora, Oh sensei, provo a qualche colpire calcio con basso? qualche calcio basso, Os vogliamo. sensei. Ok, quindi faccio qui Os. all'esterno. Ok, vado, ragazzi, eh. Os. Us. Sensei, os. Niente. Posso provare anche di là? Oh, Posso? sensei. Ok. Os. Mi guarda come dire, ma non hai fatto niente. No, sensei, os. Ok. Ok, Oh, proviamo di sensei. qua. Os. Potrei colpire più forte. È l'atteggiamento marziale che Os. aiuta, Ok. sensei. Os. Quindi posso colpire un po' più Finora, forte. vediamo Ok, com'è. os. Os. Posso colpire più forte, proviamo. Os, sensei. Os. Andava? Ecco, adesso il movimento è stato già intenso, oh sensei. Oh Os. Os. sensei. Beh, ragazzi, che dire, vi farei sentire. Sembra di colpire veramente la base di un piccolo albero, eh? Sembra Sensei, no. davvero. Sempre col tuo permesso, vogliamo provare Sensei. qualche colpo sulla parte qua dell'addome? Oh sensei. Ok. Miseria! È il Come si karate! dice? È de ferro! No, è karateci, È karate. sensei. No, è incredibile. Ok, Os. vabbè. Us. No, dai, ragazzi, è d'acciaio, No, veramente. sensei. È di ferro, eh. Ok, aspetta, Os. eh. Posso colpire un po' più Sensei. forte? Us. Vado col Kajitsuki, ok? Os. Ragazzi, non so se rende dall'inquadratura, però è veramente d'acciaio. Sensei, Senti, hai un punto debole. sì, sicuramente la parte interna delle cosce, che è la parte meno tonica, Ah, lo ok. percepisco fuori. Quindi. Piuttosto prendo, magari può venirmi più facilmente un livido,
sulla parte interna. Sì, è capitato di avere lividi proprio quella. Sulla parte bassa invece sei abbastanza. E invece sulla parte addominale penso che sia forse la parte più resistente. Ok. Allora, naturalmente abbiamo fatto questa prova e lo so che quelli che sono dall'altra parte della camera potrebbero pensare: maestro, ora sta a te. E infatti è quello che voglio chiedere a Valeria. A Valeria. Os. Sensei. Ok, anche naturalmente anche di qua mi tocca. Si vede, ragazzi, si vede e si sente quando uno è abituato a non solo a ricevere, a portare e a ricevere chiaramente i colpi. Quindi va diritto all'obiettivo, alla giusta intensità sulla respirazione, non c'è contrazione, insomma, si sente veramente. In un combattimento sicuramente potrei resistere non più di pochi calci, quando comincerebbe poi naturalmente a calciare sul serio. Adesso proviamo sulla gamba destra. Dai. Sono dei colpi fantastici, sono dei colpi veramente belli, perché vanno veramente a colpire nel punto giusto e hanno veramente l'intensità giusta. Dai, non vediamo l'ora di provare anche pugni a questo punto. Ok. Senza. Stessa cosa con i pugni. In realtà sento vibrare colpi proprio limpidi, non c'è tensione. E il colpo risulta penetrante, cioè ogni volta che colpisci sento subito espandere l'azione che è stata fatta, che è una cosa che nell'arte marziale è, direi, fondamentale. Sensei. Quindi non possiamo provare che mi colpisci a tutta. Se vuoi possiamo fare qualcosa, se te la senti, con un colpitore, dove magari puoi colpire un po' più forte e ci fai vedere una sequenza. Rimediamo un colpitore. Abbiamo rimediato uno di questi colpitori. Mi tolgo il microfono perché se lo mi spacchi tutto, lo so già. Quindi. Allora, devo stare attento a come glielo tengo, perché se mi prende la gamba me la spacca. Sensei. Allora, riproviamo, ok? Attenzione, vediamo il microfono qua, che non fa confusione. Vai! Sensei! Ok. Chiudo mezzo che se lo taglia. Sensei. Ha preso il microfono? No, è venuto mezzo. Ok, beh. Io non sono riuscito giù. Yo! Oh, sensei! Nois! Sensei! Nois! Allora, tu quando colpisci dove vai a mirare di solito? Dipende, poi alle volte magari anche all'attaccatura. Un po' più giù. Aia, ecco. Ok. Sensei. Vai. Ragazzi, naturalmente non so se rende attraverso il video, però vi garantisco che sono dei colpi veramente spettacolari. Fammi vedere uno schema con cui potresti poi entrare con l'Izagheri, per esempio. Con l'Izagheri è una bellissima tecnica che ci ha insegnato il maestro, e quando magari si parte con un Yakutsuki si può andare a mascherarlo con uno Oitsuki, quindi subito Oitsuki Izagheri. Che magari l'avversario tende a essere quasi più impegnato a schivare questo colpo, comunque guardare questo colpo, invece poi si rientra
rientrando con i sagheri. Allora, con questa tecnica, ragazzi, allora, scusa, fammici rivedere. Colpisce Gyakutsuki, uno, io qui ho ancora la visuale del corpo, doppiando con questa tecnica, uno. Per un attimo il pugno che è qua mi impedisce la visuale chiara di quello che sta facendo con le gambe. Oh, sensei. È fantastica questa cosa, quindi rifallo, scusa. Sì, effettivamente è molto difficile vedere proprio perché il braccio, anche se mi accorgo, anche se dovessi andare a pararlo, anzi, se vado a pararlo e metto la mia mano, mi invalido ancora di più la visuale. Oh, e quindi rifacciamo l'ultima volta, ok? Sensei. Adesso provo a parare e vediamo che succede, dai. Ok. Cioè, è veramente fantastico, veloce, anche se intervengo sulle parate alte, comunque vado un po' a perdere tempo e soprattutto quando vado a parare qua non vedo bene quello che succede da questa parte. Bene, un'altra cosa che volevo chiederti è sulla respirazione. Quindi so che è molto importante in alcune tecniche, soprattutto la respirazione. Vuoi dirci qualcosa a proposito di questa respirazione? Magari se vuoi farci vedere qualcosa poi? Ovviamente su tutto c'è ancora da imparare. Scusa che ti interrompo. Avete sentito questa frase, ragazzi? C'è sempre da imparare. Quindi non importa chi siete, chi non siete, quanti gradi avete, quanti anni avete, c'è sempre da imparare. Bianca per sempre. Grande lezione. Ok, dicevi? E quindi anche sulla respirazione c'è un lavoro che deve essere costante in classe durante i kata, come durante le tecniche, ma anche semplicemente durante la meditazione, perché si fa anche facendo anche meditazione. Aiutiamo questo lavoro di respirazione. Io poi ti lascio lo spazio, adesso me ne vado e ci fai vedere l'esercizio. Non spieghiamo niente, lo facciamo vedere. Ok? Ti lascio lo spazio. Sensei. Yeah.